Jane Alexander potrebbe essere definita la concorrente più discussa all'interno della casa del Grande Fratello VIP e a spiegare chi sia davvero è scesa in campo l'amica Susanna Vianello, figlia di Edoardo Vianello e Vilma Goic. Jane si è esposta più di quanto ci aspettassimo, dando così il via a critiche al limite del penale. L'amica, però, rivela che forse Jane un errore lo abbia commesso, quello di non aver chiarito la sua storia prima dell'ingresso nel reality, ma a chi non è capitato, nella vita, di trascinare qualcosa per le lunghe? Sono certa che Jane nella casa avrebbe capito, anche senza Elia, che la sua storia con Gianmarco era finita. Susanna e Jane sono amiche di vecchia data, tanto che, insieme, sebbene con grande difficoltà, hanno superato il periodo in cui Jane soffriva di alcolismo. In quel periodo non era facile starle accanto. Avevo imparato a gestirla, ma ogni tanto ero costretta ad allontanarmi. Oggi sono molto fiera di lei. Il figlio Damiano? Lascia Gianmarco e va a vivere dal padre. L' amica di Jane, Susanna Vianello, parla anche del compagno Gianmarco che aveva dichiarato di non star passando un periodo facile, insieme a Damiano, il figlio dell'attrice. Gianmarco farebbe bene a parlare solo per lui, visto che Damiano, dopo la prima settimana con Gianmarco, è andato a vivere a Milano dal papà. Non ha mai sofferto per il comportamento della mamma e non sa quanto gli è costato quel post, sui social, a favore di Jane. È un ragazzo molto intelligente e molto riservato, ed è deluso da chi l'ha usato come arma contro Jane. Non ha minimamente giudicato i comportamenti della mamma e non vede l'ora di riabbracciarla. L'amica parla anche di un'eventuale storia con Elia Fongaro, una volta fuori dalla casa, ma non sembra così convinta e a dimostrarlo è stata anche la scena registrata ieri sera nella casa, dove i due si sono rivisti, abbracciati e baciati. Ma più che realtà, sembrava essere una recita creata per gli ascolti. In molti criticano la loro differenza d'età, ma lo trovo a dir poco anacronistico. Non so se fuori dalla casa proveranno qualcosa che li unisce, oltre all'attrazione fisica e l'intesa che hanno manifestato. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.